Diamo subito la parola a Brando, del gruppo dei Socialisti Democratici, e anche qui, dal punto di vista differente, ma importante, perché si spera da voi delle informazioni che rappresenti nel mondo, in Strasburgo e come comunità. Grazie. Ma allora, intanto, se noi due rappresentiamo il mood del Parlamento Europeo, in realtà è tutto da vedere. Però portiamo sicuramente almeno un punto di vista, e grazie anche prima di tutto per questo invito. Non c'è dubbio, l'ha detto già la collega, il tema non è affrontato, a mio parere, con la dovuta attenzione dai vari livelli politici, e questo punto lo lancio anche in un modo anche rispetto al mio partito. Io sono del Partito Democratico, ma vale penso a tutte le forze politiche. Credo che anche a livello nazionale si debba un po' discutere di più di queste questioni, che rimangono un po' relegate a alcuni parlamentari più attenti, anche nazionali, a questi temi, ma che dovrebbero, secondo me, soprattutto ora in una fase un po' di, anche se vogliamo, di in qualche modo conclusiva, almeno per il Parlamento, comunque ci stiamo avvicinando, secondo me il livello di attenzione deve alzarsi. Quindi ottima occasione davvero oggi anche per confrontarsi con un pubblico, poi un pubblico qualificato, selezionato. Poi la collega, io sono d'accordo con moltissime cose che ha detto, quindi parto solo da un aspetto su cui sono in disaccordo, cioè la questione degli hearings. È vero che viene un po' di tutto a queste sessioni di confronto, di ascolto, però è anche vero, per esempio, vedo qua in sala Inisio di Editori Online, di Rosa, di Wikimedia, cioè che non sono accademici, ma che è utile che siano coinvolti. Poi alla fine sappiamo che sono i gruppi politici a decidere, è una decisione dei capigruppo, delle commissioni, di come organizzare gli hearings. Certamente, credo, questo sono perfettamente d'accordo, l'apporto degli accademici è molto importante, anche perché devo dire che emerge essere abbastanza, non dico unanime, ma ho partecipato a tanti convegni, uno anche un'istituzione di altissimo prestigio come l'Istituto Universitario Europeo, un convegno con tantissimi accademici che sono confrontati su questo tema. Devo dire che l'opinione nettamente prevalente è in linea con quella, almeno per quelli che sono stati miei, parlo della mia esperienza, con le posizioni espresse in questo panel che ci ha preceduto, cioè comunque a vario grado, con differenze, ma piuttosto critiche, almeno io così ho colto. Devo dire, dal mio punto di vista è un po' diverso da quello della collega, non solo ovviamente per ragioni di differenze di appartenenza politica, ma anche come esperienza del Parlamento, in quanto la collega è molto dentro proprio le commissioni di merito competenti nella normativa. Io devo dire che invece, essendo un componente della Commissione Occupazione e Affari Sociali e della Commissione Esteri, quindi non direttamente coinvolto su questo provvedimento, ma ovviamente per ragioni soprattutto per la Commissione Lavoro, sono stato molto impegnato nel digital single market nell'insieme, ho tutto sommato un approccio diverso, però mi porta alcune conclusioni simili, nel senso che devo dire, essendo parte del gruppo di lavoro che dentro il mio gruppo politico segue il digital single market nell'insieme, abbiamo un gruppo che si chiama Digital Europe che segue questi temi, devo dire che il tema, quello di cui discutiamo oggi, è molto divisivo all'interno, per esempio, del mio gruppo politico, ma all'interno di molti dei gruppi politici, però devo dire che anche rispetto al mio punto di osservazione le ricadute poi sono abbastanza identificabili. Cioè io ho incontrato tantissime aziende molto innovative, ma anche neanche tanto, che però grazie al data mining questo settore hanno creato un livello di business importante, hanno creato lavoro. Allora io credo che preservare l'innovazione debba essere la capacità di creare occupazione e nuovo business innovativo con le norme che noi andiamo a definire, debba essere uno degli interessi assolutamente sul tavolo, che a me fa partire, cui io do particolare attenzione lavorando con molte start-up, con molte realtà. Dall'altra parte io capisco perfettamente l'equilibrio
nuovo che si cerca di costruire anche le proposte della Commissione, cioè trovare la remunerazione migliore per i creatori di contenuti. Però non ci ritorno, a me sembra evidente, anche soprattutto dal panel che ci ha preceduto, che ha dato uno sguardo secondo me chiaro rispetto all'architettura giuridica, è evidente secondo me che queste proposte come sono oggi, tanto che io auspico modifiche in vista anche della battaglia politica, sì, ci sarà, per quello che dico che bisogna alzare un po' il livello di confronto, la battaglia politica che sarà anche dentro, ancora dentro i gruppi parlamentari per costruire una posizione, io credo più utile per trovare un equilibrio più adeguato per remunerare meglio i creatori di contenuti, ma non creare tutti i problemi di cui abbiamo già sentito oggi, su cui io devo dire che trovo piuttosto in sintonia. Io credo che dobbiamo evitare di creare meccanismi che, cercando di colpire posizioni che oggettivamente vanno in qualche modo contenute, organizzate, quelle posizioni prevalenti su determinati settori che oggi le piattaforme stanno acquisendo, anche capacità a volte di, senza dubbio, rischiare di distorcere le dinamiche di concorrenza. Sicuramente c'è un tema fiscale che non è al centro della discussione di oggi, che mi vede personalmente assolutamente in prima linea, credo anche la collega, insomma, l'ha citato, e credo tante forze politiche. Dall'altra parte credo che dobbiamo fare attenzione a evitare che norme che sembrano quasi norme manifesto, come si dice, per colpire determinati realtà, la loro predominanza, poi in realtà per quelle realtà creano un effetto tutto sommato limitato, perché sono in grado di sostenere alti costi, diciamo, di contenziosi giuridici, sono in grado di fare accordi sulla base di una posizione di forza. Ricordiamoci cos'è accaduto per esempio anche in Germania rispetto alle norme che sono state approvate. Quindi in qualche modo credo che la scelta di voler fare una norma per colpire determinate realtà, a mio parere soprattutto in questo caso, rischia poi invece di essere dannosa per le questioni che, su cui soprattutto la collega prima si è soffermata, libertà culturale, informazione. Anch'io ho avuto incontri ovviamente con il mondo della cultura, biblioteche, università, anche recentemente con un network di università europee per la Open Innovation, molto preoccupati da queste normative. Dall'altra parte c'è il tema appunto di cercare di toccare in qualche modo in grandi realtà, in più, sia con la questione del filtraggio sia con la questione del diritto connesso. A mio parere rischiamo poi invece di danneggiare soprattutto altre realtà, creare una serie di frammentazioni nel mercato comune che invece oggi noi cerchiamo di costruire come unico. Noi rischiamo invece di creare un mercato digitale europeo che anche per queste note poi non è unico, diventa più frammentato. Allora concludo. Io credo che sia assolutamente, lo voglio dire perché voglio essere chiaro, credo che sia assolutamente fondato il tema che viene posto dal mondo dell'editoria tradizionale nel capire come remunerare e difendere al meglio i propri contenuti, la propria capacità anche di fare informazioni di qualità, che io credo abbia alcune caratteristiche non diciamo facilmente riproducibili, alcune delle sue peculiarità in un altro tipo di ambiti che possono essere altre forme, diciamo, di informazione. Quindi non credo di avere una posizione, diciamo, la collega Renda che è stata citata secondo me è una posizione più in qualche modo anche un po' ideologica. Io credo di avere un approccio pragmatico e purtroppo credo però che proprio perché ho cercato di approfondire il tema anche tecnicamente, pur vedendo da un approccio più sul tema, diciamo, dell'impatto sulle imprese, sulla creazione, la distruzione, qualcosa di lavoro anche rispetto a tutto il panorama degli operatori dell'informazione, che oggi non è solo quello dell'editoria tradizionale, mi sento di dire che, così anticipo, anche se anticipo già l'hashtag e le poche parole, anch'io penso, ma credo che arriveremo a migliorare anche con dei compromessi necessari, le norme oggi in oggetto, perché credo che emerga nettamente come esse non sono state costruite secondo me in un modo che può davvero essere utile nel medio termine. Quindi auspico in questo senso un lavoro comune anche con i
tutti i portatori di interesse, perché si arrivi a un miglioramento di norme che rischiano, come ho detto, secondo me più di creare effetti negativi per, non per quegli obiettivi che sono stati in qualche modo identificati, ma quelli che creano un squilibrio nella distribuzione del valore prodotto dai contenuti online. Grazie Franco Benitelli, grazie per aver dato due belle testimonianze mature e anche diciamo di prima persona. La parola che viene fuori da questa contribuzione secondo me è equilibrio, invocato direttamente dall'onorevole Rinoffi, perché guarda, c'è sempre questo motivo importante. Dobbiamo prendere misure che rallentino l'innovazione, che rendono più difficile il percorso dell'innovazione, che crea anche del lavoro? Certamente no, ma ci mancherebbe altro. Il problema qual è? Che l'innovazione per sua natura è disabile, no? E ha una capacità di rompere straordinaria. Quanti commercianti chiuderanno per effetto di 20% del commercio al dettaglio? 40%? 60%? Chi lo sa? Naturalmente dopo dire, beh, hanno sbagliato perché non hanno cambiato il modello di business, hanno continuato a vendere la mortadella da supermercati invece di vendere il prosciutto d'oca del Friuli. D'accordo, però se io ho 3 iPhone in tasca posso ragionare così. Se mi trovo nei panni del commerciante avrò un sacco di problemi seri, lui e la sua famiglia. Quindi l'equilibrio tra queste due cose è un elemento di estrema importanza, che non attiene soltanto a io che ho vissuto la politica, ma a tutti noi qui. Questa è una platea molto, molto particolare, molto attenta e che rappresenta interessi anche di lontano. Io vi ringrazio molto, vi ringrazio a nome di tutti noi, vi chiederei di prendere il posto in platea.